Buongiorno mondo ingegnoso, oggi sono tanto tanto contenta perché finalmente ho portato a termine il mio terzo disegno a colori e in 24 anni è una media un tantino bassa, però sono tanto tanto contenta di averlo completato e soprattutto devo ringraziare voi perché se l'ho portato a termine è proprio perché ero tanto spronata dal fare questo video che malgrado non sia tanto professionale come appunto lo sono tutti i miei video. spero comunque che vi piaccia. È il primo che faccio ed è stato molto molto complicato anche perché io disegno solitamente così, cioè questo è il foglio, io disegno così, e quindi è stato molto difficile riprendere e disegnare, però mi sono divertita tanto e l'importante è aver portato a termine appunto qualcosa e vi faccio vedere. Fate caso, cadono le cose. Il disegno è questo qui, l'ho fatto su questa carta da spolvero che ho visto utilizzare a tanti artisti che seguo su Instagram e l'ho colorato appunto con i Prismacolor che sono dei colori professionali per artisti. Io non sono né professionale né artista, quindi va bene. Sì, praticamente noi aspiranti artisti collezioniamo cimeli di questo tipo che non sappiamo utilizzare. E vabbè, da qualche parte si deve iniziare. Comunque, se volete, vi farò un video recensione su questi due prodotti. Fatemelo sapere qui nei commenti. Adesso vi lascio al video e mi raccomando, fatemi sapere se avete delle critiche, se notate delle imperfezioni. Tra l'altro, appunto, mio fratello mi ha fatto notare un po' troppo tardi, purtroppo, che ho sbagliato le proporzioni di Belle. Effettivamente sembra la sposa di Ghibli. Sembra un nano. Dovevo fare il vestito un poco più lungo E vabbè, però purtroppo era troppo tardi. e vi dicevo appunto, fatemi sapere cosa ne pensate del video, del disegno, se avete degli appunti, dei consigli su come utilizzare questi colori oppure degli album, delle carte che mi consigliate, perché ho visto che comunque di questa qualità ce ne sono diverse. Io ho preso la prima che mi sembrava adatta. Bene, allora vi lascio al video e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Ci vediamo oggi pomeriggio con il video dei preferiti di febbraio in collaborazione con Mondo Inaudito.